Ben ritrovati ed eccoci qui in questo nuovo episodio, credo l'undicesimo di questa serie Resoconto Osservatore. Andiamo avanti, anche oggi diverse partite e oggi tema scandinavo andante più o meno, diciamo così, perché partiamo dal primo match, quello relativo al campionato danese. Mi sono visto infatti Aarhus-Viborg, partita che i padroni di casa hanno vinto per 3-0, vittoria tutto sommato meritata. Stadio che non avevo mai visto, quello dell'Aarhus, devo dire molto bello, ma tra l'altro anche capiente, ho visto 20.000 posti, ma Aarhus è una città molto grande, fa 400.000 abitanti, quindi è anche comprensibile. E una vittoria per i padroni di casa, ripeto, tutto sommato meritata, nonostante, allora, la partita non sia stata dominata, anche il primo tempo si è giocato sull'equilibrio, buona intensità, due squadre che comunque difendono abbastanza bene. Ed è bravo poi l'Aarhus a sfruttare le occasioni, a passare in vantaggio su questo calcio di rigore con Mortensen che lo va a realizzare. Tra l'altro rigore che è nato poi da un fallo di mani abbastanza evidente, braccio largo, quindi del numero 4, quindi giusto alla fine il rigore. E poi Viborg che comunque ha reagito, ci ha provato, ha fatto gol con Renato Junior, giustamente annullato per fuorigioco. Poi ci sarà anche un gol annullato a Mortensen, sempre per fuorigioco, anche lì evidentissimo. Però è una partita abbastanza intensa, come dicevo, è giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Molto bene Bissek e Molgaard, anche oggi i due braccetti dell'Aarhus hanno lavorato molto molto bene al fianco di Tingager, ottima prestazione. Madsen e Anderson si sono visti poco nel primo tempo, sono usciti molto bene nel secondo. Madsen ha fatto doppietta e sono contentissimo per lui. Però anche qui bravi a comunque uscire alla distanza. Nel Viborg Aniembe così così, poteva fare di più. Said ci ha provato, devo dire, qualche volta a saltare l'uomo, a creare pericoli, poco continuo, però ci ha provato. Renato Junior poco cercato, a parte, ripeto, il gol in fuorigioco. Ha avuto, diciamo che, ecco, Renato Junior tendenzialmente gioca poco alla porta, tende ad attaccare più la profondità, però poi la squadra lo rifornisce poco. Ho visto ormai 3-4 partite del Viborg e la squadra lo rifornisce poco alla prima punta, quindi tende ad avere poche occasioni sotto porta, una o due partite massimo, che non sono tantissime perché va bene tutto, però non è così facile fare gol all'unica occasione che poi hai durante una partita. Vi ho voluto riportare anche un altro calciatore che ho visto ormai 3-4 volte e che mi ha convinto. L'ho sempre lasciato lì in sospeso perché serviva una prestazione convincente per parlarvene, ovvero Felix Beimo, il terzino destro dell'Aarhus, classe 98, giocatore molto alto, gioca in questo centrocampo a 4, potenzialmente può fare tranquillamente anche il quinto, terzino di spinta, buona corsa, abbastanza bravo in fase difensiva, certamente importante nei duelli aerei, vista comunque l'altezza. Deve migliorare tecnicamente, magari sui cross, però un giocatore valido, soprattutto per questi livelli, che tra l'altro è arrivato nel mercato invernale dal Malmo, infatti è in prestito, poi tornerà alla base, ovvero al Malmo. Giocatore che ha raccolto comunque diverse presenze, 10 presenze finora, e si sta rivelando un profilo sicuramente utile per questo Aarhus in ottica playoff, che tra l'altro tra poco saranno ormai scaduti, andranno verso la fine, diciamo così. Altro match che mi sono recuperato, questo invece tra Lillestrøm e Bodø Glimt. Andiamo in Norvegia come di consueto e il Bodø si conferma la candidata numero uno a vincere il campionato, parliamoci chiaro, perché finora ha raccolto 16 punti. Ne ha lasciati a casa solamente due, su 18 ne ha raccolti 16. Molde e Rosenborg, che tendenzialmente sono le due squadre che provano a dare fastidio, sono lontanissime, anni luce,
e il Bodo è una squadra che nonostante magari non giochi benissimo, alla fine vince, perché anche oggi, primo tempo, in cui ha rischiato almeno in 3-4 occasioni di passare in svantaggio, primo tempo sottotono, abbastanza equilibrato in realtà, per carità, però un Lillestrøm che se la gioca bene, esce bene dal pressing, palla al piede e ha diverse occasioni, almeno due con Akor, che poi farà gol nel secondo tempo, una con Ibrahimai, sempre con un tiro da fuori, però non la sblocca, a sbloccarla è proprio il Bodo, con tra l'altro colui che era appena subentrato, Pemi, poi subentrato no, però Pemi ha trovato il gol del vantaggio. L'ha pareggiata poi Acor e ancora Pemi segna il 2 a 1, tra l'altro su assist di Grombike, ma adesso ne parliamo. Cioè, partita in cui comunque Lillestrøm, nonostante tecnicamente sia inferiore al Bodo, ma se l'è giocata alla pari, devo dire, molto bene. E un po' dispiace poi alla fine, ma non perché però, perché abbia qualcosa contro il Bodo, però. Alla fine proprio, sono proprio loro a portarsela via con una prestazione, ripeto, tutto sommato migliore nel secondo tempo, però non straordinaria. Pemi, che nel primo tempo si era visto poco, nel secondo ha fatto una doppietta molto importante. Grombike pure è uscito bene nel secondo tempo con questo assist. Vetlesen può fare di più secondo me, così come anche Nvuka, che nell'uno contro uno, negli ultimi metri, deve fare di più, deve essere più incisivo. Per quanto riguarda invece Knudsen, è partito male, parliamo del numero 14 dell'Lillestrøm. È partito male, però poi col passare dei minuti è cresciuto e ha fornito, secondo me, una prestazione tutto sommato positiva. Non straordinaria, però positiva. Giocatore che può ancora crescere, secondo me, però non mi è dispiaciuto in linea generale, diciamo così. E poi, altro match che mi sono visto, quello tra Valur Reykjavik e KR Reykjavik. Derby, ma in Islanda tre quarti delle squadre sono a Reykjavik, quindi derby relativamente. Una partita a senso unico, diciamo. Nonostante, ecco, diciamo, primi minuti che avevano un po' illuso, se vogliamo, perché il match era abbastanza equilibrato, alla fine sembrava una partita aperta a qualsiasi risultato. Poi, dopo il vantaggio del Valur con Sigurdsson, il KR, così come anche contro il Breiðablik e così come, scusatemi, contro l'Hafnarfjörður nella scorsa giornata, si è sciolto, diciamo, come neve al sole. Ha preso il primo gol, ha preso il secondo e poi ha smesso di giocare. Poi è successo di tutto e di più. Cioè, ha sofferto tantissimo questi cross bassi che sono arrivati dalla destra e dalla sinistra. Il Valur ha sfondato da qualsiasi parte. E poi la squadra non è riuscita a reagire, non ha avuto quella forza per andare anche a riaprire la partita nel primo tempo, per esempio. Perché poi ovviamente arriva il terzo gol e tutto si è chiuso. Però poteva arrivare già prima il terzo gol, perché allora passa in vantaggio con Sigurdsson, con questo cross alla destra, il numero 10 poi ribadisce in rete, arriva il 2-0 con un giocatore di cui poi parleremo, ovvero Tryggvason, che prima prende la traversa, poi segna sulla ribattuta, però poi manca un rigore al Valur per un fallo di mani che sembrava abbastanza netto dai replay. Il portiere del KR che prende la palla con le mani praticamente esce perché lancio lungo per l'attaccante, non ricordo chi fosse, comunque il portiere esce con le mani e dai replay si vede che la prende fuori area, quindi lì sarebbe stata espulsione. L'arbitro non vede neanche quello. E poi nel secondo, giustamente, Valur ne segna un altro ancora, fa il quinto e diciamo che si diverte così nel chiudere la partita, doppietta di Haraldsson, gol di Johansson e vittoria assolutamente meritata. Menzione d'onore per proprio Sigurdsson, trequartista classe 91, giocatore tecnico molto valido per questi livelli, importante nella manovra offensiva del Valur e interessante secondo me Tryggvason, come dicevo, alla classe 99, giocatore che gioca esterno a sinistra in questo 4-2-3-1 e devo dire non mi è dispiaciuto.
Giocatore rapido, comunque tecnicamente bravo, ha trovato un gol meritato per la prestazione che ha fornito e devo dire che può migliorare sicuramente ancora nella rifinitura, nel dribbling, in tante cose, però è un giocatore che per questi panorami e scenari islandesi certamente è un ottimo profilo. Chissà che non possa anche lui dare una mano al Valur nella ricerca di una posizione di classifica che sia la più alta possibile. Io a questo punto direi che possiamo passare alla prossima partita. E andiamo in chiusura con le altre due partite che mi sono recuperato sempre in questi giorni. Il big match nel campionato danese tra Nordjylland e Copenaghen, che i padroni di casa, tra l'altro vendicando la sconfitta in coppa che il Nordjylland ha subito per mano del Copenaghen per 5-3 qualche giorno fa, vincono e scavalcano il Copenaghen stesso in classifica, posizionandosi così al primo posto. Una vittoria importante, una partita intensa, giocata comunque a viso aperto da parte di entrambe le squadre. Il Copenaghen ci prova, riesce a creare diversi pericoli con, per esempio, Clem e dei tiri da fuori, non riesce però ad essere realmente incisivo e realmente convincente, poi perché la vittoria è meritata. Al di là di qualche sprazzo, il Nordjylland ha certamente gestito più la partita, si è resa pericolosa in maniera più costante e alla fine riesce a trovare questo gol, il gol del vantaggio, che diciamo permette di stare abbastanza tranquilli poi per i successivi minuti. Gol, tra l'altro, molto bello di Frese col sinistro dopo un assist da parte di Diomandé, 1-0. Ma nonostante ciò, come dicevo, comunque il Copenaghen se l'è giocata, ha avuto un'ottima occasione con Darami, ma anche il Nordjylland, ancora prima con il capitano Hansen, il difensore centrale, ha sbagliato un gol clamoroso del secondo già consecutivo, perché nell'altra partita in casa contro l'Aarhus Diomandé ha sbagliato un gol a porta vuota. In questo match Hansen ha un centimetro dalla porta, ma un centimetro uno, bastava che la soffiasse la palla, è riuscito a tirarla alle stelle, veramente. Gol assurdo, sbagliato, però, ripeto, Nordjylland in controllo, trova poi il 2-0 con Svensson, dopo un assist e un cross di Villadsen. Però Copenaghen che la riapre, arriva questo cross alla sinistra, tra l'altro da parte di Sørensen, deviato in porta in maniera sfortunata proprio dal capitano Hansen. Minuti finali in cui il Copenaghen ci prova, però poi Nuama chiude la partita 3-1 virtualmente, perché poi, vabbè, Gonsalves esce su rigore, la riapre, ma ormai il tempo era praticamente scaduto. Devo dire, nel Norgelan bene un po' tutti, sicuramente Villadsen, bene anche abbastanza Nagalo, bene Christensen che oggi mi è piaciuto, a differenza di quanto visto contro l'Aarhus. Diomandé poteva fare qualcosa in più, non troppo esaltante. Nuama ha un altro passo, Nuama devastante, quando si crea mezzo spazio Nuama può veramente fare e ha fatto anche la differenza. Voglio riportarvi però tre giocatori del Copenaghen, visto che non avevamo mai parlato sul canale. Il primo è William Clem, mediano classe 2004, che ha trovato molto più spazio nell'ultimo periodo, 13 presenze e un assist per lui, calciatore fisico, alto, ma abbastanza completo. Quindi lavora sia in termini di quantità, ma ha anche buone qualità tecniche, ed è un giocatore che comunque arriva al tiro, ha un buon tiro da fuori, quindi profilo molto interessante, giovanissimo che certamente ha ampi margini di crescita. Darami, giocatore già più completo, esterno, molto veloce, rapido, bravo nell'uno contro uno, che comunque ha già realizzato in 24 presenze, 8 gol e 6 assist, importantissimo negli ultimi metri. Ricordo che è in prestito all'Ajax, tra l'altro, ed è un calciatore ormai già ben riconosciuto come valido, e si sta formando anche la stella di Haraldsson, trequartista classe 2003, calciatore che ieri ha giocato come falso 9, può anche farlo, però diciamo che
Credo possa ricoprire più il ruolo o di seconda punta in un attacco a due oppure il tre quarti dietro una punta. Però è un giocatore comunque ancora giovane, ancora malleabile, calciatore veloce, tecnico, certamente può migliorare negli ultimi metri, nell'ultima giocata, nell'essere più incisivo. 4 gol e 3 assist non sono tantissimi, però ripeto, è giovane e anche lui. Comunque, continuando a giocare titolare in una realtà di prima fascia, almeno in Danimarca, come il Copenaghen, potrà sicuramente crescere. Poi l'altro match è del campionato islandese, quello tra Fram Reykjavik e Stjarnan, match che i padroni di casa hanno vinto per 2-1, tra l'altro in uno stadio, credo, di periferia, perché ho visto che il quartiere di Fram in realtà non è molto in periferia a Reykjavik. Alla fine sono 12 squadre, se non sbaglio, in Islanda e i tre quarti sono nella città di Reykjavik o comunque Kópavogur è lì a 2 metri praticamente, quindi tutte lì le squadre. Però, vabbè, a parte il discorso stadio, mi aspettavo un secondo tempo diverso, più che altro perché, allora, il Fram ha fatto la partita. Primo tempo in cui ha dominato praticamente Stjarnan, che non si è mai fatto vedere in maniera particolare, passa in vantaggio poi su calcio d'angolo con Sigurjonsson e gestisce il vantaggio in maniera abbastanza tranquilla. Nel secondo tempo lo Stjarnan, che ha cercato spesso di uscire palla al piede, perdendo però inesorabilmente poi il pallone vista la buona pressione da parte del Fram, ecco, ci ha provato l'aria aperta e quasi quasi riusciva anche a pareggiarla, nonostante però già nei minuti finali del primo tempo con Sigur Geirsson ha trovato diversi spazi e diverse giocate interessanti, tanto che infatti i tre giocatori di cui parlo sono proprio dello Stjarnan e sono i tre calciatori offensivi secondo me interessanti da considerare, ovviamente in particolare rifacendoci a livello, diciamo, al panorama del calcio islandese, partendo da Eggert Gudmundsson, trequartista classe 2004, giovane calciatore comunque di qualità, buona tecnica, ha giocato ieri il numero 19, se non sbaglio, come seconda punta in questo attacco a due, quindi quello che ha fatto un po' più di movimento, se vogliamo, giocatore interessante e da valutare nel suo percorso in futuro, così come anche Birkisson esterno in questo 4-4-2 che lo Stjarnan ha proposto, esterno di destra, giocatore interessante anche lui da visionare meglio perché ve l'ho voluto riportare, però credo vada visionato meglio, ha corsa, ha delle buone doti, anche lui ripeto è giovane, però vediamo, lui è molto alto, quindi potrebbe magari giocare più al centro del campo piuttosto che molto largo, però da tenere sott'occhio. E poi sicuramente mi ha convinto Sigur Geirsson, come dicevo, anche lui è un esterno, lui gioca a sinistra, è un 2003, giocatore bravo tecnicamente, ha tanta corsa, bravo anche nell'uno contro uno e quest'anno è partito benissimo in campionato con 3 gol e 3 assist in 5 presenze. Poi ieri beh, comunque è iniziato bene questa stagione per lui e credo possa risultare ancora decisivo nel prosieguo, quindi altro profilo interessante da tenere un po' in considerazione. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.